Ciao a tutti, oggi vi voglio parlare di un artista che ha rivoluzionato la musica elettronica, ma che, forse per il suo modo di essere, non ha fatto parlare di sé. Alcuni di voi avranno sentito solo di sfuggita questo nome, ma sicuramente in qualche film o spot televisivo, almeno una sua canzone l'avrete sentita. Sto parlando di Richard Melvin Hall, meglio conosciuto come Moby. Figlio di un professore e di una segretaria, la sua vita è stata influenzata sin da piccolo dalla tragica morte del padre, che lo portò prima a trasferirsi dai nonni paterni e poi dopo dai genitori della madre. L'incontro, che forse gli cambiò la vita, avvenne durante la scuola, dove divenne molto amico di un ragazzo simpatico, estroverso e molto sicuro di sé. E indovinate un po' di chi si tratta? Proprio del futuro Iron Man, Robert Downey Jr. Infatti insieme decisero di iscriversi a una scuola di chitarra, che convinse così Richard a buttarsi a capofitto nel mondo della musica. A seguito di questa decisione fondò un gruppo con cui suonava le cover band, prima dei Pink Floyd, poi dei Beatles, passando anche per il genere punk. Ma i progetti che portò avanti in quegli anni non gli diedero di più che qualche piccola soddisfazione. Per questo motivo Moby decise di buttarsi in tutt'altro genere musicale, un genere nuovo e innovativo, la techno, e trasferendosi a New York si affermò come uno dei migliori DJ in circolazione. Sfortunatamente la sola fama non gli bastava a pagare le bollette e passò quindi 5 anni a vivere tra casa di amici o addirittura in edifici abbandonati. Ma fu proprio in quel periodo che Moby venne in contatto con i migliori musicisti americani dell'epoca e nel 1990, insieme a Ultra Vivid Sheen, pubblicò il suo primo album. Fu l'anno della svolta per Moby. Infatti, grazie alla sua esperienza nei club e nelle discoteche, conosceva bene cosa cercavano gli amanti dell'elettronica e della techno. Il suo talento gli permise di guadagnarsi, con le sue prime canzoni, una considerevole fetta di pubblico che sarebbe destinata a crescere negli anni. Richard, però, ha rivelato che il successo improvviso e inaspettato lo spinse ad abusare di droga e alcol e solo con il passare degli anni si rese conto del rischio che stava correndo. Ho bevuto tanto e mi sono drogato un sacco. È stato molto divertente farlo. Il problema è che stavo danneggiando irreparabilmente il mio corpo. Ecco, quella è la consapevolezza che ti può salvare. La consapevolezza che quello che stai facendo ti sta facendo del male, ha dichiarato Moby in un'intervista. A me ha sempre affascinato questo artista perché riesce a ricreare nelle sue canzoni un'atmosfera magica quasi surreale, che permette alla mente e ai pensieri di volare via. Ma una cosa che mi sono sempre chiesto è: perché il nome Moby? Ebbene, il soprannome gli è stato dato dalla madre in onore di un lontano parente, quell'Herman Melville, autore, indovinate un po', di Moby Dick.